Se vi dicessi che un grano di kefir è come una capsula spaziale? Ogni grano di kefir è uno scudo protettivo, un mondo in miniatura dove miliardi di esseri viventi lavorano insieme per creare qualcosa di straordinario. In questo video vi mostro cosa c'è dentro al kefir. Io sono Sergio Pistoi, l'inquietante biologo della porta accanto, e questo, naturalmente, è il mio canale, Rock Science. Yogurt o kefir sono davvero diversi? In questo video vi mostrerò cosa c'è dentro questi grani di kefir e se c'è qualcosa di diverso rispetto allo yogurt. Non andatevene perché li vedremo molto da vicino e faremo anche qualche scoperta che non ho trovato in nessun altro video. Cominciamo da quello che kefir e yogurt hanno in comune. Entrambi sono ottenuti grazie a microorganismi che trasformano gli zuccheri presenti nell'alimento di partenza, ad esempio il latte, in altri composti che ne cambiano le proprietà. Questo processo si chiama fermentazione. Tra l'altro vi do una notizia, sia lo yogurt che il kefir sono prodotti biotecnologici, perché tutte le tecniche di fermentazione rientrano a pieno diritto nel campo delle biotecnologie. Ho fatto già un video sullo yogurt, anche con immagini al microscopio, vi metto il link in descrizione. Quindi non mi dilungo sullo yogurt, ma preferisco farvi vedere cosa c'è nei grani di kefir, così scopriamo le eventuali differenze. La bevanda chiamata kefir si prepara usando i cosiddetti grani di kefir, come questi che ho qui. Nella preparazione tradizionale del kefir, i grani o kefir, i grani si mescolano con il latte e si lasciano fermentare per un giorno anche più, poi si filtrano i grani con un colino e il filtrato è appunto il kefir, che è un fermentato di latte, mentre i grani li possiamo conservare e riutilizzare. Esistono grani di kefir cosiddetti da acqua e da latte che si usano rispettivamente per preparare bevande a base di acqua e frutta oppure a base di latte. Questi due tipi di grani sono piuttosto diversi tra loro. Per il confronto con lo yogurt ci limitiamo al kefir di latte perché lo yogurt, come sappiamo, è un fermentato che si ottiene dal latte. Questi che ho io sono grani di kefir di acqua. In realtà mi sono sbagliato, volevo comprare grani per il latte, ma ho ordinato quelli per l'acqua. Quelli per il latte hanno un aspetto più a cavolfiore, sono più bianchi e contengono organismi che sono più adatti a fermentare il latte. Un grano di kefir è una capsula gelatinosa che i microorganismi si costruiscono e che diventa la loro casa. I grani sono formati da un composto che si chiama kefiran e che viene secreto proprio dai batteri che si trovano nel kefir. Il kefiran è un polisaccaride, cioè una lunga catena di zuccheri che ha le proprietà di un gel. Quelli che ho io sono molto gommosi, rimbalzano come una pallina. Sì, questo l'ho colorato in blu per farvelo vedere meglio nel video. E allora metto un po' di kefir su un vetrino, metto il vetrino copro getto e lo porto al microscopio. E quasi quasi, invece del classico microscopio, questa volta uso un microscopio particolare. Eccolo qui, si chiama Dipol ed è il primo microscopio portatile e potente alla portata di tutti. Si usa con qualunque smartphone, ma è un microscopio serio con cui esplorare il mondo micro ad ottimi livelli. Ho fatto molti esperimenti di microscopia con il Dipol, li trovate in questo canale nella playlist Viaggio Micro e molti altri arriveranno. Se volete cominciare a esplorare il mondo micro in modo semplice e senza dissanguarvi, o se volete fare un regalo intelligente, in descrizione trovate un link diretto per l'acquisto di un Dipol con un codice sconto riservato agli amici di Rock Science. Allora guardiamo il nostro kefir con il Dipol. Se ingrandiamo è bellissimo perché vediamo la vita dentro al grano di kefir. Questi che vedete in trasparenza sono pezzi di grano schiacciati, li abbiamo schiacciati sotto al copri oggetto. Queste cellule più grandi sono lieviti, mentre tutte quelle più piccole che brulicano intorno sono batteri. Qui vediamo addirittura una catenella di batteri, qui anche qui probabilmente una catenella di batteri. L'ho spiegato cosa sono nel video dello yogurt, andatelo a vedere e vedete che questi organismi convivono in simbiosi all'interno di questo ambiente. Qui tra l'altro vediamo una cellula di lievito che si sta
probabilmente riproducendo, vedete, si sta dividendo in due ed è, sembra quasi inglobata dentro al grano, cosa possibilissima perché gli organismi vivono sia all'interfaccia del grano come qui, sia dentro al grano. Qui è l'interfaccia, vedete, fra il grano e il latte, la soluzione, ed è qui dove avvengono la maggior parte delle reazioni poi di fermentazione che portano al prodotto finale del kefir. Una bella colonia di lieviti questi. Abbiamo visto già una differenza tra yogurt e kefir. Nello yogurt troviamo solo fermenti lattici, cioè batteri, mentre nel kefir abbiamo i batteri insieme ai lieviti. I batteri sono i principali responsabili della fermentazione lattica, la stessa che troviamo nello yogurt, ne parlo in dettaglio nel video dello yogurt. Mentre i lieviti contribuiscono alla fermentazione alcolica, che produce anidride carbonica, CO2, che è lo stesso gas, delle bevande gassate o dello spumante. Ecco perché il kefir ha spesso quel gusto frizzantino che è apprezzato dagli amanti di questa bevanda. Se chiudiamo ermeticamente il contenitore dove fermenta il kefir, si gonfia a causa del gas. Provare per credere. Se ci spostiamo a questo punto è molto interessante perché vediamo il punto dove probabilmente si formerà un nuovo pezzo di grano. Si vede poco, ma questo un po' azzurrino è il grano, il kefiran del grano già formato. Ricordiamo che il grano, quindi il gel del kefiran, è secreto dagli stessi batteri che formano il kefiran, dove troviamo cellule di lievito, queste, e invece qui più in basso vediamo delle masse di batteri, questi più piccolini che sono poco riconoscibili individualmente, che stanno già cominciando, vedete, a secernere. Si vede questo profilo un po' trasparente a secernere il gel, il kefiran, con tante bollicine di gas. Queste è CO2, ricordiamolo che il kefiran è una bevanda gassata, e altre cellule di lievito che sono queste inglobate, che si stanno inglobando nel grano. Vedete, questa che vedete è praticamente un grano di kefiran in formazione con tutta il mondo che gli sta dentro. Vi do un'altra notizia che forse apprezzerete. Il kefir è anche una bevanda alcolica, anche se la quantità di alcol è molto bassa, non ci si può ubriacare col kefir, ma dove ci sono i lieviti e dove c'è fermentazione alcolica, come dice il nome, un po' di alcol lo troviamo sempre. Lo yogurt invece l'alcol non lo contiene mai. Ancora grani in trasparenza con i batteri che brulicano, qui li vediamo. Qui ho trovato una cosa interessante che non ho visto descritta da nessuna parte, che forse potrebbe essere una piccola scoperta. Vedete questo serpentina, questa striscia qui che va un po' a zig zag dentro a un grano? Ecco, secondo me questo potrebbe essere un cunicolo, anzi sembra proprio un cunicolo scavato all'interno del grano. Ne ho visti diversi osservando i grani di kefir, e questi cunicoli potrebbero essere scavati dentro al grano di kefir dagli stessi microrganismi che in qualche modo, dopo essersi costruiti la casa, si fanno strada e si costruiscono delle vie, dei cunicoli, magari secernendo enzimi che dissolvono in quel punto il grano. Microbiologi in ascolto, se volete approfondire, magari scoprite anche qualcosa di interessante. Se vincete il Nobel, ricordatevi chi è che vi ha dato il suggerimento. Ma le differenze tra yogurt e kefir non si fermano qui, perché a livello microbiologico il kefir contiene una maggiore varietà di ceppi rispetto allo yogurt. Una preparazione di yogurt in genere contiene 2 o 3 tipi di batteri, mentre il kefir è un ecosistema più complesso e vario che può contenere anche decine di specie di diversi batteri. Alcuni ceppi di batteri sono gli stessi dello yogurt, molti altri invece sono specifici del kefir, oltre naturalmente alla presenza dei lieviti che troviamo nel kefir e non nello yogurt. Insomma, il kefir tende ad avere una biodiversità maggiore, e questa, insieme alla presenza dei lieviti, è una caratteristica che lo distingue dallo yogurt. Il kefir mi ha anche sbloccato un ricordo di quando ero bambino. Di kefir non si sentiva mai parlare, ancora non andava di moda, ma in casa mia la mamma preparava uno yogurt con dei grani che chiamava enzimi, ma che, ripensandoci, erano uguali a quelli del kefir.
Poi li filtrava, questi grani gliel'aveva passati la vicina. Secondo me tutti pensavano di fare lo yogurt, ma facevano il kefir, almeno nel mio quartiere. Non lo sapevamo ancora, ma eravamo in anticipo sulla moda del kefir. La presenza stessa dei grani è un'altra differenza tra kefir e yogurt, che vediamo anche ad occhio nudo. Lo yogurt non si fa con i grani, i batteri dello yogurt sono liberi di sguazzare nel latte, al limite formano qualche aggregato un po' più denso. L'origine dei grani di kefir è anche abbastanza incerta. Sappiamo che anticamente arrivano dal Caucaso, un po' come lo yogurt, o almeno crediamo che arrivino dal Caucaso, ma i grani sono una cosa che in realtà ci si tramanda da una generazione all'altra e non si sa neanche bene da dove arrivino. Ok, abbiamo capito che sono diversi, ma allora meglio kefir o meglio yogurt? A me tendenzialmente piace più lo yogurt, anche se riconosco che il kefir può avere un gusto più leggero e anche il leggero frizzantino della CO2 può piacere. Poi non è detto che sia una gara, vanno bene entrambi e dipende dai gusti. Certo che il kefir è sicuramente più vario e interessante, soprattutto agli occhi di un biologo, perché la biodiversità di flora microbica è sicuramente maggiore. Questo vuol dire che il kefir è più salutare dello yogurt? Metti un like, poi iscriviti, attiva le notifiche con la campanellina e poi ne parliamo. Aroma di Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus lactiformis, Saccharomyces sympathicum, antipaticum. Ci sono sicuramente molti studi che evidenziano effetti positivi sia per il kefir sia per lo yogurt, ma chi vince è difficile rispondere in modo serio e documentato. Sia lo yogurt sia il kefir sono ottimi alimenti, a meno di non avere particolari intolleranze, ma per gli effetti sulla salute ci vorrebbero studi clinici che confrontino i due preparati in modo paragonabile. Teniamo anche presente che ogni ricetta di kefir e anche di yogurt ha caratteristiche microbiologiche e ceppi diversi, quindi il confronto andrebbe fatto caso per caso e ovviamente su base scientifica. Se poi parliamo dell'effetto sulla flora batterica intestinale, che è quello che di solito si ricerca, come regola generale teniamo sempre presente che non tutti i batteri che mangiamo, per fortuna, arrivano vivi all'intestino. Molti vengono distrutti dagli acidi dello stomaco, che sono una forma di difesa dalle infezioni, e solo alcuni tipi di ceppi sono gastroresistenti e arrivano vivi dove servono. Mi fermo qui perché lo scopo di questo video non è approfondire gli effetti sulla salute di queste bevande, semmai in descrizione metto qualche link ad articoli scientifici per chi vuole approfondire. Se poi volete saperlo, io bevo yogurt e kefir più che altro perché mi piacciono. Se poi fanno anche bene, ragazzi, meglio ancora. Ancora due parole su Dipol. Questo microscopio è diverso da tutti quelli che ho visto finora, è tascabile, portatile, si può usare anche dove c'è sabbia, acqua, polvere, in condizioni dove un classico microscopio non si può utilizzare. Sono stato uno dei primi a testare il Dipol e devo dire che la qualità delle immagini è spesso comparabile a quella di un microscopio di gamma media, che costa molte volte di più. Per vedere le immagini che ho girato con Dipol cercate la playlist Viaggio Micro qui sul canale, oppure andate sulla mia piattaforma di rockscience.it, specialmente per gli insegnanti. Ricordate che potete acquistare un Dipol con un bello sconto dal link che trovate qui oppure anche in descrizione se usate il codice rockscience, lo trovate in descrizione. Cervello sempre acceso nella scatola cranica, alla prossima.